una top che fondamentalmente ha un significato positivo, perché dimostra come la storia alla fine, alla lunga, dia più o meno sempre ragione alle persone con il cervello, ecco, e non ai coglioni che vengono giustamente dimenticati. Benvenuti su Watchmen Italia per una top 10 di 10 grandissimi film oggi considerati più o meno, su più livelli comunque, bellissimi, dei veri cult, che però all'uscita furono devastati completamente dalla critica, che convinse anche il pubblico dello schifo che sarebbe andato a vedere. Pellicole, insomma, per le quali non sembrava esserci poi tanto futuro. Ma per fortuna, a volte il pubblico anche a casa poi pensa con la sua testa. E questi film sono stati rivalutati, giustamente. Ma prima di incominciare, mi raccomando, gente, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati su tante altre top tema cinematografico e quant'altro. E andiamo. Predator. Allora, un film conosciuto per essere due cose: uno dei migliori action di sempre e avere il bicipite dello Schwarzi che a momenti esce dallo schermo, con una trama che può essere riassunta in un Rastaman alieno pluriomicida armato di cannoni laser fa incazzare il bodybuilder sbagliato. Oggi è considerabile, giustamente, il perfetto apogeo della tamarraggine, però girata bene anni 80. E di quell'epoca, in quel filone in particolare, si tende a ricordare per primo o quasi soltanto questo film, poi. Ma siccome arrivò alla fine di quel periodo, dopo Commando, Codice Magnum, Danko, Red Scorpion, Rambo, Rambo 2, Rambo... no, Rambo 3 è dell'anno dopo, però vabbè. Erano tutti quei film con le stesse tre persone, ossia Schwarzi, Silvesterone e Dolph Lundgrenone, che tritavano tutti quanti, non particolarmente clamorosi come film, a parte Rambo 1, Tobia, ma anche quello lì non è che sono mai stato un grande fan. Predator fu però devastato tra i tanti dalle lei e anche dal New York Times, che lo definirono una porcheria derivativa troppo poco originale. Come cambia la storia. Oggi il troppo poco originale è praticamente l'unico che ti ricordi di quel genere. Alla numero 9, La vita è meravigliosa. Film natalizio di Frank Capra, con una delle migliori interpretazioni personalmente di James Stewart, assieme ai suoi ruoli nei film di Hitchcock, Il nodo alla gola e La finestra sul cortile. All'uscita, questo classicone di grandi sentimenti sulla vita generosa di un uomo sull'orlo del suicidio, però per disperazione aiutato dal suo angelo custode al suo fianco, fu ignorato completamente dal pubblico nel 1946, anche se, pensate, si crede che nessuno andò in sala, anche a causa di una forte ondata di gelo sulla East Coast, in particolare degli Stati Uniti, che fece restare tutti quanti a casa per varie settimane, facendo perdere un sacco di soldi ai film in sala, che sfiga. E gran parte della critica però lo disprezzò, definendolo una delle pellicole più zuccherose, melense e fintamente buoniste di sempre, il che è incredibile considerando che è uno dei film più genuinamente, anzi sentimentali, in un'epoca in cui invece Hollywood tendenzialmente per strapparti le lacrime ti tirava via anche bulbi degli occhi, linfonodi e tutto quanto. Alla numero 8, Il terzo uomo. Saltiamo di 3 anni, stavolta andiamo con uno dei capolavori, non di, ma con Orson Welles, di Carol Reed, regista che introdusse in un cinema di inquadrature granitiche all'epoca perfettamente verticali, orizzontali, un nuovo modo di fare, col suo bianco e nero affascinante, di ombre scivolose, questo senso di mistero strisciante che si ripercuote anche sulla cinepresa, storta, diciamo, il celebre angolo di inquadratura olandese, ossia inclinato, che troviamo anche in Quarto potere, per esempio, quando Kane fa il suo comizio per restare con Orson Welles, e che dà molto dinamismo alla scena. Ah, piccola curiosità, angolo olandese è un errore, perché dovrebbe chiamarsi in realtà angolo tedesco. Apparve per la prima volta, infatti, nel cinema, appunto, tedesco, ma ripreso dagli anglofoni, questi confusero la parola Deutsch con Dutch, che appunto significa olandese in inglese, e da lì la storpiatura. Insomma, tornando al terzo uomo, però, questo film fu devastato dalla critica, ma solo di un posto, ossia quello dove fu girato. La critica austriaca, che ancora sentiva il peso di un paese in ripresa dalla guerra, e massacrò un film che mostrava una Vienna, come veniva detto, dopoguerra triste, smorta e deprimente, e che quindi annientava il morale dei poveri cittadini austriaci. E allora, ma cosa si... significa? E alla numero 6, La cosa. Affronto qui, la prendo sul personale. Ricezione critica fredda più dei ghiacci nei quali è ambientato il film, direi, per uno dei film più belli di sempre in generale, dello zio Carpenter. Rob Bottin creò degli effetti artigianali eterni che furono commentati dal New York Times con: troppo grotteschi, non fanno paura a nessuno. Vabbè. Ebert, uno dei più stimati critici di sempre, lo definì noioso, con personaggi noiosi e assolutamente senza senso. Roger, è un film su un alieno in Antartide, direi che il senso già di... ma va bene. Gran parte del resto della critica invece lo devastò comunque, aspettandosi un film molto meno violento, simile alla pellicola La cosa di un altro mondo, da cui era remake, e inorridì al pensiero che nessuno pensava ai bambini, che però per fortuna, come venne scritto, potevano andare a godere in sala di altri film, come disse il Times di Los Angeles, per esempio
E.T. Oh, quello sì! È la numero 5, Blade Runner, e lo sapete. Se magari tra 30 anni ci ritroveremo qui, o non lo so, cosa esisterà tra 30 anni, che dite? Cybertube, una piattaforma in cui le nostre coscienze saranno uploadate fisicamente assieme a un flusso costante di video di gattini e vivremo fusi nell'algoritmo e nei video stessi che vediamo. Ecco, lì vi parlerò di come anche Blade Runner 2049 ai tempi fu inspiegabilmente massacrato dalla critica per poi diventare un mega cult, perché finirà così. Ecco, Ridley Scott però, fresco di Alien con Harrison Ford, attore di punta, non poteva fallire, e infatti fallì, perché uno dei qui anche film più belli di sempre, forse peggiorato dalla narrazione all'epoca fuori campo di Harrison Ford, poi rimossa nella Director's Cut, ai tempi fu descritto sempre dal Los Angeles Times, guarda un po', a guidare la carica come una noia mortale troppo lenta per un genere in cui bisogna sparare. Oh, la sindrome Michael Bay. E alla numero 4, Fight Club. Dunque, questo è un mega cult oggi che apprezzo perché in particolare Brad è strepitoso, e come è montata la storia anche dal punto di vista allucinato di Norton è magistrale, perché ti tiene sempre sull'attenti con mini dettagli che possono, all'occhio più attento, far capire da subito l'allucinazione del protagonista. Poi però per il resto lo trovo un po' sopravvalutato, devo dire. Non sono un grande amante delle storie che ti sparano in faccia, proprio lì la morale a sto mondo fa schifo, si starebbe meglio se finisse, siamo ingranaggi, spacchiamo tutto, allora anarchia, anarchia. Sì, cioè, siamo d'accordo che il mondo per certi versi fa pena, ma non siamo bambini di 5 anni, no? Ecco, questo fu massacrato da più testate, tra cui il Times, che lo definì quasi pericoloso per il suo tema fin troppo insurrezionista. Ora, dalla mia critica a definirlo pericoloso ci corre, adesso semmai da studente riottoso del secondo superiore, via. Alla numero 3, Godzilla, bellissimo, di Ishiro Honda, iniziatore di tutta la stirpe di pellicole su mostri cicciosi che devastano il pianeta per il piacere di tutti i fan di Fight Club che dicono che fa schifo. No, vabbè, scherzo. Comunque, un film che non solo è di grande intrattenimento ancora oggi, perché anche se chiaramente Godzilla è un grosso pupazzone, si vede il bianco e nero macabrissimo sui primi piani in particolare, e le riprese dal basso danno ancora oggi un senso di impotenza e schiacciamento clamoroso. In più, bellissimo il simbolismo del terrore atomico post-guerra, così chiaro che in Giappone il film non piacque per nulla, ignorato dal pubblico, criticato per l'eccessiva anche sospensione dell'incredulità richiesta per credere che un mostro enorme come quello attaccasse Tokyo. Ma cosa significa? Che poi è strano come commento, nel senso, una volta, siccome non si era mai visto nulla, soprattutto nel genere sci-fi, tutto era stupore per il pubblico che si ritrovava in sala. Invece in questo caso hanno detto il contrario, cioè, che è sta cazzata? Ma come? E alla numero 2, Shining. Here's Johnny! Oh, allora, mi piace Jack, anche se non lo considero però uno dei più bei film di Kubrick, anzi, tuttavia è un mega caltone. Ora, l'opinione di King, per quanto lo zio Stefanone sia lo zio Stefanone, però nei film vale ben poco, perché, ok, se l'è presa perché la storia era stravolta rispetto al libro, ha detto che la Duval era lì soltanto per urlare e piangere, ma a lui non piace niente praticamente, quindi non fa molto testo. Il Times però chiamò la pellicola inutilmente lunga, adatta a un libro di 700 pagine, genio. Pessima la scelta di Kubrick di lavorare con un Nicholson fuori controllo per distruggere il miglior libro di King. Non è vero, non è il miglior libro di King. Il New York Times chiamò anche la pellicola senza profondità, benché sia poi uscito un documentario di ore sui possibili significati del film, e Kubrick ricevette una nomination ai Razzie Awards come peggior regista. La numero 1, Psycho. Avete presente quel filmetto accademico girato da tale Alfred Hitchcock? Poveraccio, non credo avrà un futuro nell'industria. Allora, oggi considerato uno dei capostipiti del cinema moderno, se andate a vedere le recensioni del 60, verrebbe da pensare che 60 anni dopo sarebbe stato considerato uno dei capostipiti del nulla, perché tutti se ne sarebbero scordati dopo una settimana. Il New York Times, sempre carichissimo, anche lui a molla, che scrisse un film che purtroppo è una pessima macchia su una carriera registica altrimenti notevole. Un film senza anime, con personaggi piatti, dalla psicologia poco interessante. Ma che minchia di film avevamo guardato questi? Scusate, ma il film si basa solo sulla psicologia di personaggi? Ci fu anche una buona fetta di pubblico che uscì di sala in ridita per la violenza. E signori, che si pensi ai bambini. They'll see and they'll know and they'll say, why, she wouldn't even harm a fly.